venuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal coro della chiesa di Santa Maria delle Grazie. Ecco, siamo sul Matroneo, è qui dove i cappuccini, i frati cappuccini, vengono ogni giorno a recitare le diverse liturgie, la celebrazione delle lodi, dei vespri. Qui oggi anch'io mi ritaglio un piccolo posto con il permesso del guardiano per leggervi una lettera che Padre Pio scrisse nel 1915. Siamo a ottobre del 1915, siamo quindi nel momento in cui lo stesso Padre Pio, insieme ai suoi superiori, si sta quasi decidendo, lo faranno nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, questo incontro con Donna Raffaelina, soprattutto per poi riportarlo finalmente in convento nel febbraio del 1916. E scrive Padre Pio: quanto grandemente infelice si riconosce l'anima viatrice che con tutte le sue forze procura di crescere nelle vie del divino amore. Che orribile contrasto ella va sperimentando di continuo in se stessa. Io non so se il Signore vi abbia mai fatto esprimere quello che fa sentire da molto a questa sua creatura. Padre Pio scrive in terza persona, ma questa creatura è proprio lui. Mai ella ha sentito, come lo sente in questo stato, la dolcezza e la profondità che contengono varie sentenze della Scrittura Santa. Di queste, una la sarebbe, e riprende una espressione della Scrittura: l'amore è forte al par della morte ed è duro al par dell'inferno. Questa creatura sente assai al vivo di essere ferita da uno strale che non può essere e non può provenire da altra creatura, anche la più nobile. Alla poverina, assai duramente, le riesce il tirarsi indietro la catena della sua prigionia. Ella conosce di essere assai duramente inchiodata in questo suo divino inferno. Primo ed ultimo affetto che sorge in cuore a questa infelicissima creatura, allorquando ritorna alla coscienza della vita, è un vivo rammarico di essere viatrice. È un atrocissimo tormento di non essere morta in prove sofferte per lo innanzi. Dopo aver la poverina tanto sospirato il momento della sua dipartita, dopo di essere giunta più volte là sul limitare della vita, dopo di aver assaporate le dolcezze della morte e soffertane tutta la lotta e tutto il tormento proveniente dalla natura che reclamava i suoi diritti, dopo che ella uscì fuori di sé fino a perdere di vista il mondo di qua, dopo che la poverina ebbe quasi toccato col dito le porte della Gerusalemme celeste, il ridestarsi tuttora in questo luogo di esilio, ovvero fuori dal convento, ripiombando nella condizione di viatore che sempre può perdersi, le per fermo una nuova specie di agonia che dura assai della stessa morte e di qualsiasi genere di martirio. A guisa, o padre, dell'apostolo delle genti, che dopo aver udite nel terzo cielo misteriose parole che il solo verbo divino può dire, fu rimandato a vivere di quella vita che non è vita, perché è nemica di farci vivere della vera vita. Fu rimandato, dico, a soffrire sulla terra le ceffate di Satana, oppure a guisa di chi, avendo salito l'arduo monte sulla croce, con la croce sulle spalle, e mentre un passo ancora e l'avrebbe piantata sulla vetta, si trovasse nuovamente risospinto sullo stesso luogo da cui era partito. Quanto è dura questa vita mortale, finché ella dura, l'eterna è sempre incerta. O vita crudele, nemica del mio amore, che ci amo infinitamente più di quello che noi possiamo amarlo, conoscerlo. Oh, perché non ci è dato di finirti? E poi qui Padre Pio conclude con un desiderio: piace al Signore di porre termine, quando a Lui piacerà, a sì crudele martirio.